ripresa con di Aldo, sì. Aldo che bisogna fare la ripresa, sì. Allora tu gli prendi i tempi, io faccio la radiocromo. Pronto? Parti. Partito. Ok, qua siamo con il nostro più forte atleta italiano, Andrea Vitturini. Gli hanno dato meno 2 minuti, fa beve l'ultimo sorso d'acqua. Da adesso in poi può partire quando vuole. Diciamo quello che ha detto Aldo. Ha il testimone in mano. Aldo Stradiotti, il suo compagno di squadra, ha detto che se per caso esce solo 1 metro dopo la prestazione che ha fatto Aldo, non gli rivolge più la parola. Quindi adesso si sta concentrando, parla con se stesso, ma lo fa anche normalmente nella vita normale, quindi non è una cosa che fa solo per l'apnea. Sistema anche lui la cuffia, saluta il pubblico. Meno un minuto. Quello che non si capisce è perché questo atleta aspetta sempre l'ultimo per partire, quando ha 3 minuti può partire quando vuole. Chi cazzo lo capisce? Ma vabbè, è comunque fortissimo, quindi sicuramente ci farà avere grandissime emozioni. Ultimo schiarimento di gola, leccatina alle dita. 30 secondi. Butta fuori tutta l'aria. Carica. Anche lui utilizza la tecnica di Aldo di insufflazione dell'aria, aumentare la capacità polmonare. È partito 7 secondi prima del top, quindi giusto in tempo, e adesso inizia la sua lunga percorrenza. Ricordiamo che ha già vinto svariate medaglie in competizioni internazionali, è sicuramente l'atleta di punta della squadra nazionale italiana. Adesso si sta avvicinando al muro dei 50 metri, vede la T, si approccia alla virata, tocca con la mano, appoggia la pinna e riparte. 50 di solito arrivano abbastanza facilmente, questa qua invece è la vasca dove piano piano, come ho già ripetuto per Aldo Stradiotti, inizia un po' la sofferenza. Prima vasca 37 secondi. Prima vasca chiusa in 37 secondi, velocissimo. Molto molto veloce. Andrea Vitturini quest'anno ha cambiato la pineggiata, riesce a tenere una pineggiata molto più stretta, molto più fluida e più idrodinamica e meno dispendiosa. Adesso si avvicina, vede la T dei 100, appoggia la mano, virata, tocco e riparte. Qui ancora in sofferenza, sicuramente è in sofferenza, però piano piano adesso le tensioni iniziano ad allentarsi. E man mano che è passato 125 metri, man mano che le tensioni si allentano, si sta avvicinando gradualmente alla vasca dei 150. Questo sicuramente è un punto, una virata importante, una virata che fa capire all'atleta quanto margine gli rimane ancora. Appoggio, tocco, virata e riparte. E riparte in 42, ha rallentato questa vasca, si vede che voleva gestire meglio la sua sofferenza, quindi ha cercato più che la velocità, la tranquillità del movimento, perdendo qualche secondo ma sicuramente guadagnando in scioltezza. Ha già passato abbondantemente i 175, si sta avvicinando al muro dei 200. Arriva in questo momento, tocca e riparte per una grande prestazione. Riparte, sa che gli aspetta una grande prova, ha sicuramente consapevolezza delle sue capacità,
ha chiuso i 200 metri in 44 secondi, quindi è ritornato di nuovo a un ritmo più tranquillo, continua, progredisce e si sta avvicinando in modo sicuro, deciso e grintoso al muro dei 250 metri che gli arrivano fra un attimo. Grandissimo Andrea, grandissimo, è il primo italiano che arriva a toccare il muro, tocca, gira e riparte. Riparte alla grande, esce in modo tranquillissimo, un'uscita fantastica, un'uscita che gli dice che ha ancora tantissimo margine. Grande, grande Andrea, grande persona, solito pirla, non cambierà mai, anche nei momenti più importanti la sua stupidaggine emerge sempre a galla, ma è questo che lo rende un grande, perché è una grandissima persona, grandissima atleta. Fantastico, fantastico Andrea! Un rutto finale per scaricare la tensione. Rutto finale per scaricare la tensione, grande, grande. Ha fatto ridere come sempre tutti i giudici, la sua capacità di coinvolgere tutti quanti è innata, innata. Mi ci sono avvicinato più io, Vincenzo. Vincenzo, mi devi pagare da bere, mi sono avvicinato più io, eh. Ma come è uscito? Qua c'è la sua capitana, la sua compagna di squadra della ST Torino. Sto morendo, c'è un infarto in atto. Che ci commenta caldo la prestazione del grandissimo Andrea. Mi ha fatto morire, è stato grandissimo, ha scivolato benissimo, aveva una nuotata splendida, e veramente, io mi stava veramente venendo un infarto. E il CT Mimmo Blanda che dice che anche suo presidente, o non so, lo era, ma comunque è il capo del club ST Torino, che dice di Andrea? È che mi farà morire di infarto, io lo so, prima o poi. Ecco qua l'abbraccio liberatorio. No, ma devi fare te adesso. Adesso lo devi fare tu. Adesso raccontaci tutte le storielle che hai ancora. Lo voglio extra. Scusa, scusa. Giuro che sono dopo, ma... L'abbraccio con il suo CT, Mimmo Blanda, il più grande commissario tecnico mai avuto in Italia. Grandissimo personaggio. Vicepresidente Stefano Floris, che lo abbraccia calorosamente. Suo compagno di squadra Sciacaldo, il giurgolino che ci ha provato stavolta, lo Sciacaldo che ci ha provato, però no, stavolta non mi ha detto se e se magari anche Giurgoletto mi tiene l'iPad e filma, o qualcuno filma, riesco ad abbracciare anch'io il grandissimo campione. E fanculo al vostro. Ah, eccolo qua. Grande! Grande! Grandissimo Andrea. Perché non hai fatto di più? Guarda. E io? Bravo. Però se ci dico io. Sto bene. Avevi margine di più. Però ho cercato poi da 175, ho cercato proprio di, avevo male le gambe, proprio di appena colpire l'arco, ho sentito che era un po' più lento, però gappineggiata stretta, era un anticipo, quindi scivolavo ai 200, sono arrivato con grande anticipo. Hai fatto 36, 1,17. Le gambe urlano. Anzi, manca il tempo totale. 3:33 ha chiuso. No, aspetta, 30, ho bloccato un attimo. No, dove. No, l'ho bloccato 3:33. Possiamo dire in diretta i parziali, che diciamo, li abbiamo già detti. Se possiamo dirli, diciamo. 37 la prima vasca, 37 la seconda, 42, 44, 51, 96. 37. Morto.
morto. No, 3,7. 3,7 l'ultima vasca.